tanto tuonò che piove è il caso di dire. E con riferimento alla contrada San Domenico via Lama a Lama Taranto si è verificato quello che avevamo paventato, ossia lo sprofondamento, il crollo del manto stradale. In tantissime occasioni da anni con le nostre telecamere abbiamo raccolto le denunce del comitato di via San Domenico, del suo presidente Gino Nuzzo, che con coraggio, con rabbia, con disperazione ha presentato una serie infinita di esposti per far sì che l'amministrazione comunale ponesse un freno al transito dei mezzi pesanti, perché ricordiamo la zona è, in questa zona è vietato, è vietata la circolazione dei mezzi pesanti, dei camion, però tranquillamente i camion, i mezzi pesanti transitavano e transitano. Poi ovviamente si è verificato il crollo, un crollo, si è aperta una voragine, un cratere, le immagini parlano da sole, a tal punto che si sono verificati dei danni rilevanti, ingenti, e all'impianto elettrico e all'impianto fognario. Immaginate un po' se il diavolo si fosse messo in mezzo, come si suol dire, e magari in questo baratro fosse precipitata un'auto in transito. Si configura dunque un reato omissivo. Si tratta di una omissione colposa vera e propria da parte dell'amministrazione comunale. La colpa, da un punto di vista giuridico, si configura allorquando c'è un comportamento di imprudenza, negligenza ed imperizia. E questo ha fatto l'amministrazione comunale, ha preso sotto gamba con estrema superficialità il problema. Dovevano essere dispiegate numerose unità di vigili urbani per evitare appunto questo transito di mezzi pesanti e non lo ha fatto. Andavano coordinate azioni evidentemente con le altre forze di polizia. E anche questo non si è verificato e quindi la frittata è bella e pronta. Ma che dire, purtroppo siamo a Taranto, un'amministrazione che non riesce ad andare oltre il guado, come si suol dire. Eppure dei cittadini ci si ricorda quando si chiede il voto, quando si pagano le tasse. Ormai i cittadini della contrada San Domenico si sentono a tutti gli effetti purtroppo cittadini di serie B o addirittura di serie C, perché vedete qui non c'è soltanto la questione dello sprofondamento, ma vi è tutto uno stato di abbandono, di decozione. Pensate per un attimo a via Primule, che è ridotta ad una discarica a cielo aperto, ad un immondezzaio pubblico. Anche qui omissione sia da parte dell'amministrazione, sia nel controllo, sia nella mancata bonifica, nella mancata pulizia. Noi non ci arrendiamo, andremo sempre a sfottere, tra virgolette, chi dovrebbe fare il proprio dovere e non lo fa. Continueremo, vedremo al fianco dei cittadini di San Domenico, vedremo chi si stancherà prima, se il sottoscritto di denunciare o l'amministrazione comunale di non agire.